Andiamo a parlare delle patate di montagna insieme a Pietro Tarasi, produttore della Coldiretti. Ciao Pietro, ben tornato a Gao. E presidente del consorzio Patata della Sila IGP, perché ricordiamo che questa patata di montagna della Sila, che cresce in questa montagna bellissima della Calabria, ha l'IGP, l'indicazione geografica protetta. Indicazione geografica protetta. Ecco, perché è una tradizione antica quella della coltivazione di queste patate di montagna? Beh, sicuramente una tradizione che ha qualche decennio, perché noi la coltiviamo già dall'inizio dell'Ottocento, tant'è che già c'è una menzione in alcuni libri che riguardano diciamo, il periodo borbonico. Però negli anni 50 c'è stato uno sviluppo importante di questo prodotto. Tant'è che poi negli anni è diventato la Sila centro di moltiplicazione della patata da seme, Pensa. che era una denominazione importante a quel tempo. Poi il seme è andato un po' via via esaurendosi perché non c'è stata grande ricerca su questo settore e allora abbiamo pensato di dargli un'indicazione geografica protetta perché è un prodotto che si fa in montagna, in alta montagna. A quanto siete di altitudine? La media è tra i 1200 e i 1300 metri, quindi Ecco. siamo a 1300 metri significa che siamo già in una montagna abbastanza alta, anche se la Sila è una montagna particolare perché è una montagna collinosa. Questo Certo, forse io ho cercato sotto di. la denominazione patata della Sila esistono diverse varietà, però, vero? Non è Certo, noi solo una abbiamo, specie, una varietà. qua qualcuna, abbiamo portato, Ecco, abbiamo 6 varietà, di vediamo le queste ne sei abbiamo portato, varietà di quelle con l'IGP, no? certo, e ne abbiamo portato 4 che sono quelle diciamo più usate al E momento, quali dove sono? c'è per Questa? esempio questa è la Nicola, Nicola. che è una pasta soda, si vede che è abbastanza allungata, questa va benissimo per esempio per le insalate, Per si va insalate, sì. bollita per le insalate. Poi c'è la Desirée, che è questa qua, che è una buccia rossa. E questa qua è particolare perché va benissimo per gli gnocchi e per il fritto, La tant'è che gli Desirée, diamo la ok. Desirée, buccia rossa, Perfetto. sono tutte paste gialle. Poi c'è la Giulagria, che è quella diciamo vicino all'estremo, questa, ecco, Questa, Agria. l'agria, che diciamo che viene utilizzata per più cose in cucina, perché Sì. viene Un sia fritta, un po' per tutto, po' è per tutto. multiuso ed è Multiuso. molto particolare, è un po' tardiva. Invece davanti c'è la Marabelle, che è sempre un IGP un po' più delicata ed è un po' più precoce. È Abbiamo cercato incredibile anche come di sembrano dare. tutte uguali, sono tutte Sono diverse, tutte diverse vero? e hanno un uso culinario diverso, Sì. però ecco, hanno tutte questa caratteristica di grande sapidità perché sono coltivate in montagna e poi c'hanno altre caratteristiche. Ecco, mi riaffaccio in cucina. Cosa sta facendo il nostro Allora, ho appena Raffaele sigillato i nostri supplì, mettendo un dadolino di provola al centro della nostra pasta e patate cottata Lenti? Va ieri. bene. E ora preparo una semplice pastella con acqua frizzante e farina, che Ah, ok. panerò questi supplì dentro questa pastella e li E poi frigo li cucini direttamente. l'olio. Quindi insomma è molto leggera questa pastella, Sì, non li passi nell'uovo nel assolutamente no, pangrattato. pure perché l'acqua frizzante ci rende questa Ci pastellina dà, va molto, bene. molto croccante e friabile. Ecco, qual era quella più adatta per esempio a fare la pasta Ma io e per la pasta e patate userei una Marabelle, patate? che Una è molto Marabelle, delicata, ricca bella. Questa d'amido, sì, delicata, questa qua, vero? ricca d'amido, e riesce anche a dare quella cremosità che serve proprio per la pasta e Ci hai patate. portato anche delle altre varietà che è lì, no? Una è Sì, questa, che questa è la è patata viola, viola. La patata ecco. viola è una patata, diciamo, particolare perché si coltivava quasi su tutto l'Appennino, in Sila in particolar modo negli anni, diciamo, prima della guerra, subito dopo la guerra. Noi ne Puoi abbiamo aprirla, trovato. vediamo come è fatta Sì, questa è patata. una patata a pasta bianca, quindi buona per i purè. E poi, visto che è la buccia viola, è anche ricca di antociani, quindi diciamo che è una patata molto particolare. Ecco, Ecco, tienila lì. vedete il viola che si è un po' virato, Ecco, eccolo ferma, qua. fermo, ecco, se non riesco a parlare. Perfetto, si vede. Ecco, Perché la buccia è viola, ma la dentro buccia la viola, pasta è bianca. pasta Per bianca, certo. contro ne è un'altra che invece è ricchissima di Di antociani, antociani, sì. Allora, perché è tutta nera. sì, questa è la Vitellotte, che ha origine peruviana. Noi la coltiviamo, diciamo, pochissimo e si usa soprattutto come pianta, o meglio, come prodotto per ornare i Si usava piatti. per in qualche modo delimitare i possedimenti un tempo, vero? Sì, anche I quello si confini usa. dei terreni, però oggi c'è una grande C'è una riscoperta di riscoperta questa. innanzitutto perché diciamo questa ricchezza di antociani che è molto importante e in più serve molto per gli chef per poter fare un po' di ornamento Certo. nell'impiattamento. Ecco, quali sono le caratteristiche delle patate della Sila?
Infatti diciamo innanzitutto che vengono coltivate in altitudine, a 1200, 300 metri. Sì. E poi? La cosa importante è che vengono coltivate in estate, cioè noi iniziamo a maggio e raccogliamo a settembre, quindi abbiamo un periodo di luce molto ampio, perché sono i giorni più lunghi. Questo conferisce al prodotto, tutto questo sole conferisce al prodotto grande sapidità. Poi la Sila è fra due mari, cioè è un massiccio in mezzo al Mediterraneo, e questo fa sì che ci siano delle escursioni termiche fra il giorno e la notte molto forti. Tutto ciò insieme all'acqua, un'acqua particolarmente pura, perché è un'acqua in un territorio dove c'è il parco nazionale e non è contaminata, anzi è un'acqua particolarmente buona, limpida, oligominerale, cioè c'è delle caratteristiche. Queste sono patate che non vengono lavate, vero? Noi non le laviamo perché la patata spazzolata conserva, innanzitutto c'è una maggiore conservabilità, e quello è importante. Già di suo la patata della Sila è molto conservabile, però spazzolata c'è una maggiore conservabilità, ma soprattutto evita l'inverdimento, perché l'inverdimento della patata non è salutare in quanto esce fuori la solanina, che è tossica, certo. E questo bisognerebbe evitarlo. Quindi bisogna conservarlo in un luogo asciutto, fresco, possibilmente al buio, e se spazzolate ancora meglio, perché questo lo conserva. Sappiamo, le patate sempre al buio, sempre in un luogo ventilato, al fresco. Assolutamente. Ecco, come facciamo a riconoscere le patate della Sila? Ma le patate della Sila si riconoscono innanzitutto perché c'è nell'etichetta, c'è scritto quello che è. Questo, quindi no? Sì, dietro, ecco. Questo è il sacchetto. Ma si trovano anche al supermercato? Si trovano anche al supermercato, quindi quasi dappertutto, sì, con la grande distribuzione, e chiaramente dietro c'è un'etichettatura. Tra l'altro noi abbiamo un sistema di tracciabilità, perché in ogni nostro sacchetto c'è un QR code dal quale si può risalire attraverso un piccolo programma direttamente al campo, che esce fuori su Google Map, oltre alla storia dell'azienda. Fammi le faccende in cucina. Raffaele, possiamo già friggere? Fammi vedere. Sono quasi pronti, infatti li vado a scolare con i nostri supplì. Ah, già li fritti? Ci hai messo gelli pochissimo? Fritti, pastellati e fritti. Pastellati e fritti, guardate che belli, bellissimi. Questi ovviamente al centro avranno questa provola molto filante. Veramente? Vedi la pastella quanto... Dopo ne apriamo uno, quando arriva ne apriamo uno, facciamo vedere uno, come fila. Impiattiamo, facciamo il telefono senza fili delle crocchette, dei supplì di patate, buonissime. E dicevamo appunto, si riconoscono dal marchio e dal fatto che avete una tracciabilità. Certo, e poi chiaramente se uno poi inizia a riconoscerle, le conosce anche dalla forma, perché come vedi per esempio la Nicola è lunga e quindi è diversa da una Marabelle che invece è ovale però appiattita, l'agria. La Marabelle invece è ovale tonda, quindi ognuno c'è una forma e chiaramente poi... diciamo che la masseria deve anche abituarsi a riconoscerle, no? Una volta che si fidelizza, noi stiamo cercando di dargli una destinazione e anche una tracciabilità dal punto di vista culinario. Ti faccio un esempio, per esempio, che differenza c'è tra il pacco rosso e il pacco verde? Allora, il pacco verde è per tutti gli usi, noi lo utilizziamo per tutti gli usi, infatti c'è un'agria di solito o una Marabelle, invece nel pacco rosso c'è la Desiree, che è buona per gnocchi e fritte, c'è scritto... C'è la parte laterale. Quindi voi cercate anche di orientare poi cerchiamo il consumatore, di aiutarlo a capire come vanno usate. È importante, perché a volte basta cambiare l'uso e magari non si riesce ad avere lo stesso risultato. La soddisfazione, perché non tutte sono adatte a fare gli gnocchi, sono adatte a essere pulite. La migliore per essere fritta qual è? Sicuramente la Desiree, quella buccia rossa, che è buona sia per gli gnocchi che per il fritto. La Desiree. La Desiree è molto particolare. Poi per gli gnocchi la Desiree è particolarissima, è veramente buona. Bene, allora io ringrazio molto Pietro Tarasi, produttore della Coldiretti e presidente del consorzio della patata della Sila GP. Grazie. Grazie. Torno in cucina. Allora. Io nel frattempo ho portato un'altra ricetta avanti, che è il nostro saltimbocca di pasta e patate. Allora, questa è un'altra variante ancora, fammi capire. Abbiamo, hai preso un po' di pasta e patate? Sempre quella di ieri. Quella di ieri. L'abbiamo compattata, la poggiamo su una fettina di prosciutto e una fogliolina di salvia. Ah, la arrotoliamo così. Quindi questa è una rivisitazione del saltimbocca? Del saltimbocca. In una padella antiaderente con un filo d'olio, la facciamo rosolare piano piano. Poi ora ti faccio vedere ancora l'altra. Questa è una ricetta golosissima che hai fatto. Sì. Poi abbiamo quella più semplice di tutti, che è la parte buona della pasta e patata. Perché? Perché la parte più croccante in tutte le cose resta sempre quella un po' più saporita, no? Ah, più sfiziosa.
mi piace quindi molto noi facciamo questa altro cosa che vai a fare. Che metto, fai delle pasta e patate ripassate al salto, praticamente. Ripassate al salto, così. Possiamo aprire una di quelle? Apriamo una di queste e la impiattiamo pure. Ti va di fare un cartoccetto? Ah, faccio un cartoccetto. Vediamo se sono capace. Me l'ha insegnato prima. E voilà. Vediamo se mi ricordo, eh. Io prendo com'era il piatto. Era così. Era così, vedi, abbastanza bene. E qua faccio il cartoccetto, guarda, ce l'ho fatta. Almeno i cartoccetti. I cartoccetti sono riusciti. Bravo, che me ne insegna di lui, eh! Allora, questo lo mettiamo, uno qui. E uno qui. Però uno lo vorrei vedere aperto per vedere se fila. Apriamo subito. Perché quello è il trucco, la cosa più golosa. E uno qui. E quindi per fare questa pastella dobbiamo lasciarla riposare, guardate che golosità, per fare questa pastella noi dobbiamo lasciarla vedi com'è? Riposare? No, la pastella è immediata proprio. Immediata? Immediata, acqua e farina, rapidamente. Acqua gassata, farina. Deve essere densa tipo una salsa al pomodoro, per capirci. Salsa al pomodoro. E poi strofiniamo semplicemente le nostre crocchette, quindi la pasta e patata di ieri. Dentro. Mi sembra straordinaria. Allora, da parte. Questo abbassiamo. Allora, gli altri piatti li spadelliamo dopo, lasciamoli andare con i loro tempi di cottura, intanto ci concentriamo sull'importanza degli alberi.